possiamo cominciare. Quindi vi invito anche a sedervi al vostro posto. Cominciamo. Allora, grazie innanzitutto di essere venuti, e quindi il primo ringraziamento è il nostro, che abbiamo organizzato questo convegno, questo incontro, nei vostri confronti, per aver accolto il nostro invito ad essere presenti. Abbiamo un po', diciamo così, un ordine dei lavori, andremo avanti in maniera un po' serrata perché il tempo è limitato e stringe. La prima cosa che volevo fare, doverosamente, è leggervi una parte della risposta all'invito che abbiamo fatto come Camera Penale, come l'APP, che sezione, diciamo così, ancora sana, al Presidente della Corte d'Appello di Ancona, le Marche, il quale ha detto di non poter essere presente e quindi si è scusato per questo perché aveva un precedente impegno con un convegno in altra parte d'Italia. Però quello che mi piace sottolineare è che lui ha voluto dire, oltre a rispondere gentilmente all'invito che era stato proposto, ha voluto aggiungere, formulo i miei, quindi ve lo voglio leggere anche per rendere, come dire, testimonianza di quello che lui ha detto, formulo i miei auguri per la riuscita dell'interessante iniziativa, congratulandomi con gli organizzatori per la sensibilità mostrata su argomenti di centrale importanza per lo svolgimento dell'attività forense e dell'esercizio della giurisdizione. Nel salutare cordialmente i relatori e partecipanti all'incontro, rivolgo rinnovi segni di rinnovata stima. Analogamente, il procuratore generale presso la Corte d'Appello, il dottor Sottani, ha dichiarato di essere dispiaciuto di non poter venire per un altro convegno. Purtroppo oggi sembra che siano scatenati tutti una serie di convegni che ancora non hai conosciuto, e quindi ha detto non posso essere presente, però mi avrebbe fatto molto piacere, e manda i suoi saluti all'avvocato Picherelli e al dottor Becchetti e il dottor Sottani, procuratore della Corte d'Appello di Ancona. Analogamente il Presidente del Tribunale non è potuto venire perché sta in ferie in Calabria, ma ci ha fatto gli auguri per la sua manifestazione, di cui ha apprezzato la qualità e lo spirito di iniziativa. Quindi lo volevo dire anche per corrispondere a quelli che sono i loro desideri. Allora, cominciamo con dei saluti. Abbiamo qui il nostro fresco il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Maurizio Miranda, per un cenno di saluto, il quale naturalmente è in giro per questi convegni, naturalmente deve portare il saluto in tutte queste altre zone della città. E quindi prego, vieni e puoi utilizzare il microfono. Sì, funziona. Buonasera a tutti, sono Maurizio Miranda e sono qui per portare a questo consesso il saluto mio personale, dell'Ordine degli Avvocati e tutti i colleghi del Foro di Ancona. Voglio ringraziare il collega Nando Piazzolla per quello che ha realizzato e soprattutto per l'importanza del tema che si andrà a trattare oggi, anche e soprattutto nel ricordo del nostro grandissimo collega. La figura dell'avvocato, si potrebbe parlare per mesi, per anni, di quello che è la figura dell'avvocato, di cosa significhi essere avvocato. Del fatto che storicamente la prima volta che un uomo ha preso la difesa dei diritti di un altro uomo è lì nata la figura dell'avvocato. Una figura importantissima. Ci sono sistemi giuridici, ci sono paesi in cui esistono i giudici, esistono i poliziotti, ma non esistono gli avvocati, e sono paesi dove la democrazia e la piena tutela dei diritti non è assolutamente una priorità di quel sistema. L'avvocato è quindi un soggetto fondamentale nella tutela dei diritti e quindi lo svolgimento dell'attività difensiva dell'avvocato è un'attività fondamentale. È attualissimo il dibattito dell'inserimento della figura dell'avvocato all'interno della Costituzione. È recente la presentazione di un disegno di legge volto ad inserire la figura dell'avvocato all'interno della Costituzione, laddove è prevista la difesa e la tutela dei diritti, ma non è prevista la figura del difensore. Ovviamente la rilevanza di quello che è il compito commesso all'avvocato attribuisce una serie di responsabilità a chi esercita questo mestiere, a chi esercita questa professione. Dovere di indipendenza,
doveri di imparzialità, doveri di oggettività, oltre ai normali doveri di serietà e professionalità che però attengono un'altra tematica, che è quella, la tematica della preparazione professionale, il fatto di dover affrontare comunque una cosa così complessa e così rilevante, non tanto per la vita nostra, ma per la vita delle persone che a noi si rivolgono. Quindi a quei doveri di formazione che accompagnano in un modo o in un altro tutte le attività professionali, alla nostra si aggiungono questi ulteriori doveri. Perché comunque, nel momento in cui noi difendiamo i diritti, andiamo comunque a operare su livelli di garanzie costituzionali e abbiamo il nostro dovere di portare avanti il compimento della nostra attività nella luce di quei principi della Carta Costituzionale Civile. È un lavoro difficile, però è un lavoro meraviglioso. Grazie. Avvocato Gianni Marasca, Presidente del Consiglio di Disciplina distrettuale, oltre che caro amico e, diciamo così, esponente dell'Alto Cancunetano e della Camera Penale. Grazie Nando, grazie a chi ha organizzato questo ulteriore evento che serve per avere tra di noi, oltre che fisicamente anche simbolicamente, dentro il ragazzo, ma è la prima volta che lui è presente con noi e che discutiamo delle sue opere. Abbiamo fatto anche altre volte, quindi, la verità, queste cose che abbiamo già fatto. Quindi io ringrazio gli organizzatori per questo evento e siccome tra gli organizzatori sono anche io, l'auto ringraziamento non è molto legato, abbiamo anche insomma. Quindi parliamo ancora di questa, di andare dietro e delle sue opere e quindi di deontologia e devo dire che in un momento anche storico ma molto, molto prolungato nel tempo in cui è un po' di appannaggio dei maestri, dei cattivi maestri che predicano bene, danzano male, devo dire che dietro il danzo ho sempre fatto quello che diceva, quindi è una grande rivoluzione culturale deontologica che dobbiamo riconoscere che è un esempio che rimarrà nella nostra storia, nel nostro ricordo. E io infatti, io ricordo tutte le volte che mi chiamano a fare delle conferenze in materia di deontologia, che devo dire sempre più spesso, e quindi insomma è già un dato assolutamente positivo, ricordo sempre quello che erano i suggerimenti di Ettore Landazzo, nel senso che la deontologia non si insegna né si impara, no, si vive quotidianamente, si apprende quotidianamente con l'esperienza, con il confronto, nelle nostre ansie quotidiane, nelle notti insonni, nell'angoscia che condividiamo con i nostri clienti, che però di cui non dobbiamo farcene solo carico, ma dobbiamo anche dirigerle, controllarle, governarle, non essere strumenti dell'angoscia, con la figura del professionista intellettuale che riesce a governare le angosce degli altri per poterle fare, per poterle rappresentare come interesse di giustizia. E in questo segmento dell'etica individuale che ha presentato dalla deontologia professionale, Ettore era un maestro. Io ricordo, riferisco un episodio personale, alcuni anni fa ero andato in Sicilia in motocicletta, girando lì da quelle parti, ho telefonato Landazzo dicendo guarda se segui devi andare a trovare lui, però purtroppo non era lì alla Catania dove era andato a fare una vacanza insieme a Elisabetta, la moglie della nostra collega che è qui presente come sempre, insomma un grande piacere, era dispiaciutissimo che lui non ci fosse, quindi non poteva accogliermi, era proprio sotto certi aspetti era un po' anche l'imbarazzo perché non riuscivo a capire perché meritassi tanta considerazione da uno come lui. Contemporaneamente però era anche emozionato e commosso dal fatto nel leggere la sincerità del suo grande rammarico per non potermi ospitare da lui. E allora, appunto, vedendo che, ricordando sempre che la deontologia è un segmento, come dicevo, di una etica individuale che si esprime sempre totalmente nel mondo esterno, ho capito che questo si vedeva in questo piccolo episodio dove ho compreso ancora una volta
da qualcosa che può sembrare insignificante, che la grande umiltà, la profonda umiltà, la profonda umanità è propria delle grandi persone e che hanno la consapevolezza di essere come era detto la grandezza. L'avvocato Elisabetta Guidi Randazzo, la moglie di Ettore, che ci ha fatto grande piacere di essere qui con noi a ricordare Ettore e a parlare anche di cose che a Ettore sarebbero piaciute tantissimo. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio tantissimo l'avvocato Nando Piazzolli e l'avvocato Marasca per aver organizzato questo importante convegno, Doveri di verità e difesa del colpevole, che prende spunto dall'ultimo libro di Ettore, Difendere. Libro a me particolarmente caro perché, pensate, io leggevo in anteprima sempre tutti i suoi libri, ma di questo non ero a conoscenza, perché ci ha voluto fare a tutti, a me compresa, quindi anche ai figli, questa sorpresa, lasciarci questo messaggio finale, questa sorta di testamento. Probabilmente lui era ancora molto pieno di ottimismo e speranzoso, però aveva anche forse il pensiero messo in un angolino che forse c'era anche la possibilità di non poter andare avanti. E quindi ha detto e ha pensato, tenace come sempre, ma io ora uscirò, se succede anche questa cosa, con questo libro e cercherò di essere presente lo stesso. La tenacia sua, la tenacia di Ettore. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo giovanissima, era l'ultimo anno di liceo, sono stata la sua compagna per tutta la nostra vita insieme, quindi ho avuto la fortuna di stare accanto a una persona meravigliosa e forse mi tacerete per una poco modesta, ma insomma certamente un grande avvocato perché ci ha creduto da sempre, fin da quando l'ho conosciuto. Era un ragazzetto giovane, diventato avvocato da poco, ma con un impegno, con una grinta, con una passione che devo dire a me mi ha subito affascinato in una maniera pazzesca, al di là del fatto anche che era un bell'uomo, ma mi ha affascinato soprattutto la sua intelligenza e il suo impegno, perché lui ci credeva davvero, era fiero di fare l'avvocato, era convinto che fosse il mestiere più bello del mondo, proprio perché l'avvocato interviene per difendere chiunque, anche chi è colpevole, che ha diritto di essere difeso, secondo delle determinate regole, secondo le regole del giusto processo, perché solo così viviamo in un paese giusto, in un paese democratico. Ho visto tutte le sue battaglie nelle camere penali e poi in seguito, quindi lui teneva tantissimo alle indagini difensive, alla cross examination, alla separazione delle carriere, per arrivare poi all'ultimo, alla creazione dell'APEC, che secondo me è un'associazione fantastica perché è un piccolo gioiello, un piccolo diamante purissimo, dove c'è un pensiero di, secondo me, grande speranza, grande ottimismo, perché si prevede la collaborazione fra tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita giudiziaria, magistrati, avvocati, mondo accademico, per trovare insieme, in condivisione, in collaborazione, una giusta via, delle buone prassi per realizzare sempre di più il giusto processo. Quindi con il LAPEC è arrivata la riflessione, la meditazione, sono state messe gli ardori giovanili di lato, ma la convinzione di dire si può fare tanto, tantissimo, collaborando. Questo diciamo, è stato un Ettore nuovo, molto bello, che però era la conseguenza di quello che era prima. Avrei voluto tanto che fosse lui qui presente e non parlare io del suo libro, anzi mi sento assolutamente indegna. So che manca a tutti e ho però una convinzione, che di lui non resterà solo il ricordo, che brava persona, come era appassionato, perché si è così tanto impegnato a intraprendere delle nuove strade, a transitare la figura dell'avvocato vecchio stampo in quello moderno però con delle tecniche ben precise, ma con il cuore, come erano prima gli avvocati, quindi un cuore pieno di passione. E quindi sarà sempre in mezzo a noi, anche perché secondo me la memoria
non è un qualche cosa di triste che si rifà al passato, che si tira fuori dai cassetti ogni tanto, ma la memoria di una persona deve essere vista in maniera costruttiva, direi addirittura sovversiva. Quindi io penso che quello che lui ha fatto, quello che ha lasciato attraverso i suoi libri, servirà a tutti gli avvocati per andare avanti, continuare a credere e cercare di fare al meglio. Io a questo punto vi vorrei leggere il suo pensiero direttamente dall'ultimo capitolo del libro, che è intitolato però Difendere è una fede. Complicazioni, ingiustizie, ansie, difficoltà, delusioni, irritazioni. E quindi se fossi un lagnoso rinunciatario direi che la mia esperienza giudiziaria è cominciata con la telefonata abusiva nell'ufficio del pubblico ministero ed è terminata con l'inganno degli avvocati in Cassazione, incitati quantomeno a violare il mandato professionale dai più alti magistrati. Magistrati che, per altro verso, non si accorgono dell'assenteismo di casa loro. Ne verrebbe uno sconforto difficilmente superabile. Ma io non sono rinunciatario, né tantomeno sconfortato. Sostengo che per il difensore il morbo più grave sia la rassegnazione ed escludo di poterne mai subire il contagio. Anche perché, seppure a volte siano molto sgradevoli, in fondo non sono tantissime le ingiustizie della giustizia, che dunque rimangono l'eccezione alla regola. La regola è rigore, amore per la propria funzione, dignità per la propria toga, di giudice, di pubblico ministero, di avvocato. Questi valori dobbiamo onorare. Cosa rimane? Rimane una convinzione, che a pensarci bene, per non essere troppo ingenui, dobbiamo ammettere che somiglia a una fede, e ciò non è affatto riduttivo. La convinzione, o se volete la fede, secondo cui non può esserci civiltà senza giustizia, né può immaginarsi una giustizia nemmeno primordiale e rozza senza difesa. La difesa è l'unica garanzia di legalità e di giustizia. La legalità, a sua volta, in un paese liberale, in uno stato di diritto, è il fondamento dei diritti umani. La giustizia li concretizza. Quante belle parole! È vero, si tratta di principi sacri e indiscutibili, però non possiamo dimenticare che vengono attuati dall'uomo con i suoi limiti. La sorveglianza dunque si impone e senza tregua, anche sulla nostra effettiva capacità di difendere, anche sul nostro rispetto dei precetti deontologici, tra i quali campeggia il dovere di difesa, che si rifà ai doveri di diligenza, di lealtà, di correttezza, e dunque è una summa di quel che ci compete e ci sostiene, da sempre, credo per sempre. Grazie Elisabetta, queste due parole sono per me molto care, perché non solo rivive il ricordo di Ettore, ma anche delle volte in cui siamo stati insieme, perché lui più volte è venuto qui a raccontare i suoi libri, a parlare di deontologia, a dare la sua testimonianza, e gli ancoretani hanno sempre risposto, hanno sempre apprezzato, per cui Ettore è sempre stato in mezzo a noi e continuerà a rimanere in mezzo a noi. Allora, adesso andiamo a rappresentare un filmato molto interessante sul quale poi svilupperemo delle considerazioni dopo. È dedicato a Ettore Randazzo, certamente. E anche noi rimaniamo quasi seduti mentre loro vedono il film. No, andiamo a vedere anche noi. Cool.